Nel 2023 sono stati oltre 426.000 gli interventi effettuati dal 118 in Sicilia. È stato reso noto durante il convegno nazionale prospettive del sistema emergenziale svoltosi in occasione dei 32 anni dall'istituzione del servizio di emergenza urgenza del 118 in Italia. L'evento è stato promosso dalla SEUS in sinergia con la Presidenza della Regione Siciliana e l'Assessorato regionale alla salute. Due i temi affrontati in altrettanti dibattiti. Il primo su terapia intensiva e subintensiva in relazione alla rete di emergenza urgenza territoriale e il secondo su numero unico di emergenza 112 in relazione alle centrali operative territoriali e ai numeri 116, 117 e 118. Un momento di confronto fra attori importanti, autorevoli del sistema emergenza-urgenza dell'Italia, esponenti autorevoli delle principali società medico-scientifiche nazionali che si occupano di emergenza-urgenza e nel contempo l'intento è quello di promuovere, divulgare, perché no, sensibilizzare quella che è la gestione dell'emergenza sanitaria extraospedaliera in Sicilia, l'attività del DUE, la rete territoriale dell'emergenza urgenza. E si fa in un giorno, in un momento particolare, proprio ieri ricorreva il 32esimo anno dell'istituzione del servizio del 118. Il 118 è un servizio che non si ferma mai, è in continuo movimento, in continua evoluzione, sono oltre 426.000 gli interventi del 2023, un dato importante che mostra un trend in crescita, ma che mostra un assetto di squadra che parte dall'Assessorato regionale della salute, alla SEUS, a tutti i dipendenti, gli operatori della SEUS, amministrativi, autisti soccorritori, e poi tutte le centrali operative, gli equipaggi sanitari, i medici, infermieri. Siamo una grande squadra al fianco dei cittadini. Il confronto serve perché consente ancora una volta di affermare la necessità di un potenziamento delle risorse umane, dagli autisti soccorritori agli infermieri e ai medici. Bisogna ampliare la platea, rivolgersi non soltanto ai medici anestesisti ma anche ai medici di area critica, completare il procedimento di individuazione dei nuovi autisti soccorritori, molti di quelli che in atto occupano queste attività sono oramai non più giovanissimi con alcune limitazioni funzionali. L'obiettivo è ancora quello di potenziare sotto l'aspetto tecnologico il 118, c'è un contratto con la TIM e si sta lavorando intensamente per rendere sempre più capillare e efficiente il sistema che consentirà anche attraverso la telemedicina la possibilità di un intervento anche a distanza garantendo la sicurezza dei pazienti e quell'intervento immediato per garantire un sistema integrato di gestione del soccorso che è quello per il quale stiamo intensamente lavorando insieme al management della SEUS che sta lavorando con grande intensità e determinazione.